Queste sono le immagini dei bombardamenti della NATO su Belgrado. Sono le ore 19:30 del 24 marzo del 1999, 9 anni fa. Per vincere la guerra gli aerei della NATO distruggono 82 ponti. Tutte le raffinerie di petrolio e 14 centrali termoelettriche, 13 aeroporti e 20 stazioni ferroviarie e 121 fabbriche. Per vincere la guerra gli aerei della NATO infliggono alla Serbia 100 miliardi di dollari di danni, provocano 2 milioni di disoccupati e almeno 500 civili e ne feriscono a migliaia. E mentre a Belgrado manca il pane, in Kosovo gli albanesi rimangono soli. I serbi per vendetta li cacciano dalle loro case. 800.000 kosovari di etnia albanese sono costretti a lasciare il Kosovo così. E centinaia di loro vengono uccisi per vendetta, per rappresaglia o dagli aerei della NATO per errore. Perché tutto questo? Noi siamo nel Kosovo perché vogliamo sostituire la pulizia etnica con la tolleranza e con il rispetto. Il nostro messaggio è chiaro: pace e umanità prevarranno nel Kosovo. I profughi torneranno a casa, ritroveranno la sicurezza. Un ragazzo serbo è stato appena ucciso, qui dentro. La raffica di Kalashnikov, sparata dall'albanese, lo ha colpito in faccia. Si chiamava Dimitri Popovic e aveva solo 17 anni. Loro sono la madre e il padre. Vede quest'uomo con in testa la bandiera americana? Chi, questo qui? Quest'uomo che si è messo una bandiera americana sulla testa, lo vede? Ma è questo l'assassino? No, no, questo è il vecchio, è il padre della tribù. Il padre dell'assassino? Sì. E loro hanno confessato? Sì, sì, è scritto qui. L'albanese ha confessato, il motivo odio etnico, l'ha detto lui. Guardi bene, una tribù che comanda al posto della NATO. Ecco, questo con il casco è un soldato della NATO. Della un NATO, soldato sì. Della NATO, ha visto?
Gli ho chiesto come avete fatto a farli passare con un Kalashnikov. Sono passati sulla strada davanti a loro. Come li proteggete, i nostri ragazzi? È rimasto in silenzio, non ha risposto, niente. Non è riuscito a dire niente. Queste sono le foto, c'è tutto il funerale. E questa è Dimitri. Qui è dove l'abbiamo sepolto. Questo invece è il posto dove l'hanno ucciso. Era uscito per mangiare un hamburger con gli amici e loro invece avevano un Kalashnikov con 22 proiettili e gli hanno sparato addosso. Ma ora l'assassino è fuori o dentro la prigione? Non lo sappiamo, forse non è neanche più in prigione, non possiamo saperlo. Come facciamo se non andiamo da nessuna parte? Mi può prendere quel fascicolo? Questo? Quello dietro di lei, sì. Ci sono dentro i libretti universitari di Dimitri. Frequentava il terzo anno della scuola di medicina. Questi sono i suoi diplomi, era un ragazzo esemplare. Dimitri Popovich. Amava tutti mio figlio. Era sempre così sorridente. Era un ragazzo che amava la vita. Oh, signore. Dimitri. Da quando l'abbiamo perso noi ormai siamo come morti. Guardi, lui e la sua ragazza, la sua fidanzata. Come possono avere il Kosovo indipendente se sono degli assassini, dei terroristi? Non so come altro definirli. Come li vuole chiamare? Come va l'Italia a dire li riconosceremo? Riconoscere chi? L'UCK, i terroristi, gli assassini, chi? La mamma di Dimitri abita a Gracianica, a 12 chilometri da Pristina, la capitale del Kosovo, e a neanche un'ora di aereo da Roma, da casa nostra. Gracianica è l'unico paese vicino a Pristina dove ancora vivono i kosovari di etnia serba. Ed è come una prigione a cielo aperto. La chiesa, un bellissimo monastero del 1300, è circondata dai cavalli di Frisia e dal filo spinato. Non potendo uscire da qui, tutti i serbi che avevano il lavoro lo hanno perso. E basta guardare lo stato delle case per rendersi conto dell'estrema povertà di Gracianica. Il commercio è ridotto a questi quattro chioschi che si affacciano sulla strada principale, mentre i contadini serbi, non potendo andare da nessun'altra parte, sono costretti a vendere così, in mezzo alla strada. Minacciano tutti i giorni, chiunque può passare qui davanti, buttare una bomba e ammazzarci tutti. Mi hanno tolto la casa, il lavoro. È questa la democrazia che ci avete portato? Gracianica è piena di prefabbricati come questi. Qui dentro hanno trovato un rifugio le migliaia di famiglie serbe che gli albanesi hanno cacciato dalle loro case, come la signora Vidosava. Sapessi che bella casa grande che avevo. Avevo tutto. Avevamo la terra, gli animali. Non compravamo quasi nulla. Qui abitavamo noi, a Nerodimie. Nerodimie, sì. 70 case, 70 famiglie di serbi. Ora non c'è più nulla. Hanno incendiato tutto. Il paese è stato raso al suolo. Il marito della signora, Milos, operaio, è stato rapito da un gruppo di albanesi 2 mesi dopo la fine della guerra. Gli albanesi sono venuti a prenderlo a casa. Hanno detto che dovevano interrogarlo. E da allora non è più tornato a casa. Conosce gli albanesi che hanno portato via suo marito? Sì, certo. Li conosco tutti. Ecco, ho scritto i nomi degli albanesi che hanno rapito mio marito, guardi. Ah, ma sono tutti dell'UCK. E queste persone ora che cosa fanno? Sono ancora lì? Sì, nessuno li disturba. Ma non vi siete rivolti alla polizia internazionale? Sì che l'abbiamo fatto, ma loro non gli hanno dato nessuna importanza.
Quelli là vanno in giro tranquilli e intanto di mio marito si è persa traccia. Eppure basterebbe interrogarli, no? Basterebbe chiedergli: che avete fatto di mio marito? Dove l'avete portato? Perché lo hanno rapito? Perché ci vogliono cacciare dal Kosovo. Ma tanto è inutile, tanto non ci riescono. Finché vivo resterò qui. Io da qui non mi muovo. Finché non trovo mio marito. Miriana aveva solo 20 anni. Si era iscritta all'università di Belgrado e per tornare in Kosovo, a Gračanica, a casa dei genitori, prendeva l'autobus. Un comando di albanesi lo ha fatto saltare in aria. A casa di Miriana i genitori hanno lasciato la sua stanza così com'era, non hanno spostato niente. Sull'autobus insieme a Miriana c'era anche la sorella, che è miracolosamente sopravvissuta all'esplosione. Eravamo appena entrati in Kosovo. L'autobus era pieno, non tutti erano seduti, c'era gente che stava in piedi e niente, all'improvviso siamo saltati in aria. La bomba era dentro o fuori dall'autobus? Era nascosta sotto l'asfalto, l'hanno fatta saltare quando l'autobus ci è passato sopra. Un vero attacco terroristico? Sì. Li hanno presi i terroristi? Dicono di averne arrestato uno, ora non so se è scappato perché una volta era già scappato. Comunque il nostro avvocato dice che non poteva aver commesso da solo un attentato del genere. Lo dicono tutti veramente. Infatti, piazzare la bomba, collegare il telecomando, non può essere. Si tratta di un gruppo, un'organizzazione. Com'era Miriana? Era sempre la migliore studentessa, la prima della classe al liceo di Pristina. Poi è stata un'eccellente studentessa universitaria. Aveva già fatto 3 esami del primo semestre della facoltà di legge. Il giorno che stava tornando aveva preso un 27. Era felice. Ero andato a comprare una bottiglia di grappa per festeggiare. Le ultime parole che ricorda di lei? Rideva. Il kosovaro albanese che ha spezzato il sorriso di Miriana si chiama Florin Ejupi. Ecco, lo vedete. Era lui che stava vicino al tronco da dove è stata fatta partire l'esplosione. Il suo DNA è stato trovato nei mozziconi di sigarette lasciati sul posto. Lo arrestano e lo trasferiscono a Bonstil, la più grande base militare americana in Europa. E incredibilmente Florin riesce a scappare da lì. Nessuno ha mai capito come. Per 3 anni Florin rimane latitante. Poi ricompare nel 2004 su questa strada per Pristina, vestito con una divisa dell'esercito serbo, insieme ad altri 3 albanesi. Vogliono fare un attentato e attribuirne la colpa ai serbi. E finiscono per uccidere un poliziotto delle Nazioni Unite. Florin adesso è in prigione. È stato condannato a 40 anni, ma non ha mai parlato. Così non sappiamo chi sono gli altri e soprattutto chi gli ha dato l'ordine di far saltare in aria l'autobus. Una cosa sola è sicura: il kosovaro albanese Florin Ejupi è un terrorista. Come quelli che sono entrati in azione a Starogradsko, questo piccolo villaggio di contadini serbi a 15 chilometri da Pristina. Qui i terroristi albanesi hanno strappato alle loro famiglie in un giorno solo 14 uomini. Qui sotto c'è sepolto il marito di mia sorella. E qui accanto sono sepolti 2 fratelli e il nipote del marito di mia sorella. Com'è successo? Erano andati nei campi per la mietitura e non sono più tornati. La sera abbiamo scoperto i loro corpi martoriati.
Sono stati tutti uccisi, 14 uomini, tutti insieme, sgozzati, i corpi mutilati. La NATO era già qui quando il massacro è stato commesso? Sì, e noi ci eravamo rivolti proprio alla NATO per chiedere protezione. In quel periodo c'erano i soldati inglesi qui, ma loro ci hanno risposto che non avevano abbastanza soldati per poterci difendere. Cosa è successo alle tombe dei 14 uccisi? Chi le ha distrutte? Lo hanno fatto gli albanesi della zona. Vogliono cancellarci come se non fossimo mai esistiti. Li hanno ammazzati lì, in fondo. Lì? Sì. Finita la mietitura, hanno caricato i carri e sono partiti verso il villaggio. L'agguato è scattato proprio all'altezza di quel traliccio. Da quel giorno il villaggio di Starogradsko è come se fosse morto. I contadini non hanno più il coraggio di andare a lavorare nei campi e si vive delle pensioni di fame che ancora arrivano da Belgrado. Questo è mio marito, vede? E questi erano i due fratelli del marito. Questo è il figlio di uno di loro. Tutti uccisi. Tre famiglie distrutte. Le vedove e le famiglie dei 14 mietitori serbi vivono chiuse in casa. Con i loro uomini hanno perso anche l'unica fonte di reddito. Il matrimonio è durato solo 4 anni, senza mai un litigio serio. Vivevamo d'amore e d'accordo noi due. E abbiamo avuto 2 figli. Ma uno l'abbiamo perso da piccolo. C'è rimasta solo lei. Lui era una persona splendida. Ho avuto fortuna a incontrarlo, sa? E ora soffro moltissimo. Mi manca così tanto mio marito. Mi manca ancora da morire. Io ho perso 3 figli. Tutto quello che avevo. A mio marito di non andare a lavorare nei campi, che era pericoloso, ma deve capire che tutta la gente del villaggio aveva perso il lavoro e la mietitura era importante andarla a fare. Significava poter dar da mangiare ai nostri figli, avere almeno un po' di grano. Non c'era scelta, i nostri figli sarebbero rimasti senza pane. C'era qualcosa nell'aria nei giorni prima del massacro? C'era tanta paura, ma nessuno poteva immaginare che ci potesse succedere una cosa del genere. Non si pensava che andassero ad ammazzare gente comune. Gente che lavorava, che non aveva mai fatto del male a nessuno, che non indossava un uniforme. Perché uccidere dei contadini che lavoravano la propria terra? Che ragione c'era? Pensa che verrà fatta giustizia? No. No. Non crede che sarebbero bastati questi 9 anni per arrivare alla giustizia, alla verità. Ecco la scena del massacro. Ed ecco i corpi martoriati. Perché non si sono accontentati di ucciderli? Perché hanno voluto distruggere i loro corpi? La risposta è una sola: terrorizzare quelli che sono rimasti. Se non ve ne andate anche voi, ecco la fine che farete. Kosovo Polje, prima della guerra, vivevano quasi 6.000 serbi. Lavoravano nel grande mulino di Stato e vivevano in case come queste. 100 kosovari albanesi si sono dati appuntamento alle 5 del pomeriggio del 17 marzo del 2004 e per prima cosa hanno attaccato l'ospedale serbo della città. Come vedete, lo hanno completamente distrutto.
Le autorità albanesi per la vergogna hanno subito detto: lo ricostruiremo più bello e più grande di prima. E dopo 4 anni, ecco l'ospedale promesso. La colpa è solo dei medici serbi, che non vogliono più tornare a lavorare lì. Non vogliono aprirlo. No, non è colpa di noi albanesi. Loro lo fanno perché glielo dice la politica, glielo dice Belgrado, che non devono tornare. Erano bravi i medici serbi? Sì, sì. Che peccato che loro non sono qui con noi allora. Ah, sicuramente ci dispiace, perché adesso non abbiamo più l'ospedale. E se uno si sente male, deve arrivare con l'ambulanza fino a Pristina. Ma si ricordi, la colpa è dei medici serbi, che non vogliono tornare per motivi politici. Perché i medici serbi non tornano a Kosovo Poglie? Ecco perché non ritornano. Queste sono le case che gli hanno bruciato nel marzo del 2004, le originali. Poi, dopo, si è deciso di ricostruirle ed ecco, le avevano ricostruite. Case nuove, il tetto è nuovo, gli infissi sono nuovi. E guardate che cosa gli hanno fatto gli albanesi qui, dei dintorni. Come le hanno ricostruite nuove, gliele hanno tutte distrutte. Hanno rotto gli infissi di legno, hanno rotto i vetri, si sono riportati via tutti gli impianti igienici che c'erano nei bagni, hanno staccato la lana di vetro. Manca solo il tetto, in parte se lo sono portato via anche il tetto. Guardate che peccato, tra l'altro le hanno fatte anche nuove, moderne rispetto allo standard qui. Tutti gli infissi nuovi, il legno nuovo. Anche qui la utilizzano come un bagno. E poi sporcano i muri, anche qui, guardate, questa è tutta merda. Ecco perché non tornano i serbi di Kosovo Poglie. Ad Obilić vivevano migliaia di serbi prima della guerra e lavoravano quasi tutti nella grande centrale elettrica che dà la corrente a tutto il Kosovo. Oggi tra i 7.000 operai ed operaie che ci lavorano non c'è neanche un serbo o una serba, sono solo albanesi. Perché? Queste erano le case dei dirigenti dell'azienda, serbi. Sorgevano subito vicino alla fabbrica. Le squadre di kosovaro albanesi le hanno rase al suolo e si vedono solo le fondamenta. Poi hanno attaccato il quartiere dove vivevano le famiglie degli operai serbi e l'hanno ridotto così. Quella casa lì, prima era dei serbi e l'hanno distrutta. La prima o la seconda? Tutte e due. Ora non ci sono più serbi qui? No. Infine un gruppo di kosovaro albanesi ha attaccato la principale chiesa serbo-ortodossa della città. Prima hanno rotto i vetri a sassate e poi ci hanno lanciato dentro decine di bottiglie Molotov e tutto ha preso fuoco. Oggi ad Obilić sono rimasti solo 2 coppie di vecchietti serbi che vivono sotto scorta militare della NATO in quel palazzo marrone lì. Questo è Belopolje.
Prima che arrivassimo noi, qui vivevano 1800 serbi, tra uomini, donne e bambini. Oggi, protetti dai soldati italiani, sono rimasti solo 27 serbi. E lui è il capovillaggio. Buongiorno. E questo era suo anche? Sì. Questa era la casa vecchia? Sì, questa era la mia prima casa. Ma l'hanno distrutta nel 2004 o nel 99 questa? Nel 1999. E l'hai ricostruita lì? Sì, lì. E te l'hanno anche assaltata nel 2004? Proprio così. È la terza volta che ti ricostruisci la casa? La terza volta. Chi ti abitava? Qui ci stavano due famiglie, i cugini di mio padre con mogli e figli. Sono in Serbia adesso, non sono più tornati. Quella casa laggiù era stata ricostruita nel 1999 e poi gli albanesi l'hanno distrutta di nuovo nel 2004. Questa era la piazza principale del villaggio e qui c'era tutto prima, i negozi per esempio. La casa in pietra, quella dietro di te, era il centro culturale del paese. E questa era la scuola nuova, costruita poco prima della guerra. Ci andavano 400 bambini. Nonostante la protezione dei soldati italiani, questo paese è stato attaccato 3 volte dai gruppi di kosovaro albanesi. Così Belopolje è diventato una enorme distesa di macerie, dove si fa fatica persino a riconoscere le strade. I 27 serbi rimasti, 5 e mezzo, senza la scuola, senza un ufficio postale, senza un telefono pubblico, senza un pronto soccorso o un ambulatorio, senza neanche un negozio dove comprare il pane. La loro chiesa e quel prefabbricato giallo lì, alla terza volta che gli albanesi gliela bruciavano, hanno rinunciato a ricostruirla in pietra. Mentre le tombe dei loro avi sono state rotte a colpi di pala e piccone. Invece Prizren, la seconda città del Kosovo. Qui, per cacciare i 4.000 serbi che vivevano in città, una folla infuriata di albanesi del Kosovo ha dato fuoco ad un quartiere intero, il più bello, il più antico. Vorrei farla io una domanda a lei, giornalista. Lei lo sa che cosa hanno fatto i serbi al Kosovo? Eh? Questa è una goccia d'acqua rispetto a quello che hanno fatto loro. Se l'è scordato quando i serbi ci hanno cacciato? Sui carretti? Tra gli 800.000 profughi c'ero anch'io con mio figlio. Ok, però adesso voi siete potuti tornare, no? Ma certo, noi siamo tornati. Siamo tornati perché era nostro diritto tornare. Perché i serbi non hanno lo stesso diritto? No, perché hanno le mani sporche di sangue. Loro non hanno nessun diritto. 4.000 cittadini serbi di Prizren hanno le mani sporche di sangue? Senta, i serbi sono venuti qui semplicemente come dei colonizzatori. Hanno preso queste case perché gliele ha date lo Stato. Ma adesso la Jugoslavia non c'è più. Adesso siamo noi lo Stato. E questa storia è finita. La pulizia etnica più feroce, però, è stata fatta a Pristina, la capitale del Kosovo. Queste sono le immagini girate il giorno dopo che un quartiere di Pristina, abitato dai serbi, è stato assaltato. Dalla furia di 500 kosovari albanesi non si è salvato nemmeno un appartamento. Noi ci arriviamo per la prima volta di notte. Sono palazzoni di case popolari e adesso ci abitano quasi solo kosovari di etnia albanese. La signora Drascovic non vuole essere intervistata. L'ultima volta che l'ha fatto, i vicini albanesi le hanno rotto il vetro della finestra con una sassata e lei deve pensare alle 3 figlie. Rimaniamo d'accordo allora per il giorno dopo, ma prima dobbiamo nascondere la telecamera in un borsone, in modo che i vicini non si accorgano di nulla. Gli albanesi hanno attaccato il quartiere, che erano le 5 del pomeriggio. Alle 8 di sera
È andata via la luce. Siamo rimasti tutti al buio con i bambini che piangevano. Li sentivamo gridare dalla strada. Tiravano le pietre, dicevano porci, porci, porci. Uscite fuori, fuori selvaggi, fuori, fuori. Buttavano bombe Molotov dentro gli appartamenti, bombe Molotov per bruciare le automobili. Se la NATO avesse voluto difenderci, bastavano 5 soldati armati agli ingressi delle scale. Quanti serbi se ne sono andati dopo l'attacco? Qui ne erano rimasti 200. Dopo l'assalto sono tornate soltanto 6 famiglie, quelli che non avevano un altro posto dove andare. Come lei? Noi non ce li abbiamo i soldi per affittare un appartamento in Serbia, ma neanche a Gračanica. Ma adesso che siete rimaste solo 6 famiglie, gli albanesi vi lasciano almeno vivere in pace? No, assolutamente. Le nostre figlie possono andare solo scortate dalla NATO fino a scuola. Quando tornano da scuola, rimangono in casa. Non possono uscire, altrimenti gli albanesi le provocherebbero. C'è stata la volta in cui la piccola Maria è uscita e un albanese l'ha presa per l'orecchio e le ha urlato: «Questa è la nostra terra, perché sei venuta qui a giocare?» Che succederà di voi dopo l'indipendenza? Succederà che gli albanesi se ne staranno buoni per 3 anni. Poi, quando l'Unione Europea se ne andrà, gli albanesi attaccheranno le case serbe e ci cacceranno via tutti quanti. Erano 40.000 i serbi che vivevano a Pristina prima della guerra. Adesso sono rimasti in 40. Ma tutto questo non bastava ancora. Bisognava dimostrare che i serbi non avevano alcun diritto storico su questa terra. Ecco perché gruppi di albanesi da subito hanno cominciato a distruggere le chiese serbo-ortodosse più antiche del paese. Questo era il monastero della Santa Trinità, una chiesa del 1300 bellissima che dominava tutto il Kosovo. Settecento anni di storia cristiana nei Balcani, cancellati a colpi di esplosivo. L'hanno bruciata subito dopo la guerra. Chi è stato? Non lo so, io non c'ero, ero in Albania. E quando è tornato nel villaggio nessuno le ha detto niente, non ci posso credere che la gente del villaggio non ne ha parlato. Mi dica la verità, no? È meglio la vita senza i serbi? Sì. Perché? Perché ci sono meno problemi. Ma quella era gente normale. I serbi non sono normali. Chi ha distrutto la chiesa? La gente del paese? Sì. E tu no, eh? Ero troppo giovane io. E tuo padre? No, no, lui stava in Svizzera. Queste sono le pochissime immagini che abbiamo trovato che testimoniano la distruzione delle chiese in Kosovo. Guardate quanta gente partecipa all'assalto, praticamente tutto il villaggio. Vanno avanti così per ore, senza che nessuno li fermi, né i soldati della NATO, né quelli delle Nazioni Unite, né anche la polizia kosovara. Queste invece sono le immagini girate da un operatore serbo durante gli scontri del marzo 2004 a Mitrovica Nord. Vedete quel fumo bianco? Un gruppo di kosovari di etnia albanese ha appena dato fuoco alla chiesa di Santo Sava. 6 ore è durato l'incendio. Sarebbe bastato mandare un manipolo di soldati della NATO per fermarli. Invece,
quando i serbi tornano il giorno dopo alla chiesa di Santo Sava, ecco quello che trovano. Quando la NATO ha preso il controllo del Kosovo, sono 110 le chiese e i luoghi di culto che gli albanesi del Kosovo hanno distrutto. Eppure, quando la NATO ha voluto, è riuscita a proteggere i luoghi sacri del cristianesimo. Questo è l'arcivescovato di Pec, e se oggi è ancora integro, lo si deve a questo lungo muro, alto 5 metri, a questi posti di blocco e a 100 soldati italiani che a turno sorvegliano giorno e notte questo incredibile posto. Ed ecco quello che abbiamo perso, ecco quello che le squadre di kosovaro albanesi hanno bruciato. Padre Andrei ci porta a vedere dove hanno esposto quel poco che sono riusciti a salvare delle 100 chiese bruciate. Nella chiesa di Petrić, nella chiesa di Siga e Brestovic, nella chiesa di Koš, nella chiesa di Istok, candelabri, abbiamo oggetti per la liturgia, sì. Corone per matrimonio ortodosso, potete vedere, sì. Icone bruciate. Queste possono essere anche antiche, no? Sì. Noi parliamo tra 30 e 50 chiese di un valore inestimabile, sì. Che sono completamente perdute. Era mai successo nella storia una devastazione così ampia? È difficile di dire, ma in questo breve periodo penso che no. È anche presente, possiamo dire, questa paura di minaccia di questa di cosa distruzione. Di distruzione ancora esiste. Per esempio, sì. Il monastero di Decani era attaccato l'anno scorso. Sì, con una granata. Con una granata. Volevamo ringraziare molto l'esercito italiano che protegge i nostri monasteri. Noi abbiamo anche con lei buoni rapporti a livello umano, come sì. Si dice. È una cosa molto con i soldati italiani. Certo, a noi italiani fa piacere questo complimento, ma che tristezza pensare che nel Kosovo liberato una chiesa serba è un obiettivo militare da difendere. Del resto, guardate cosa bisogna fare ogni volta che padre Andrei deve uscire da qui per andare a dire messa. Un altro posto di blocco, altri soldati italiani armati fino ai denti, ed ecco il piccolo monastero di Budisavić. Padre Andrei dice messa, circondato da questo apparato militare. Nel Kosovo liberato, per i cristiani, questa è la massima libertà di culto possibile. Questa era la situazione prima della guerra. Le zone con il colore rosso scuro sono quelle in cui i serbi erano la maggioranza, sopra il 50%. Lui è Dragan Velić, è l'uomo che in tutti questi anni ha tenuto i conti della pulizia etnica in Kosovo, città per città, villaggio per villaggio. Lei voleva sapere quanti serbi sono stati cacciati con la forza dal Kosovo dopo la fine della guerra? 223.409, tra uomini, donne e bambini. Chi ha ordinato una pulizia etnica così grande?
E chi è stato a farla? A Belgrado, essendo parte in causa, ovviamente, seguono con enorme attenzione quello che succede in Kosovo, dentro questo palazzo. Qui dentro lavorano i vertici dei servizi di sicurezza, dell'antiterrorismo e dell'antinarcotici della Repubblica Serba. È gente che non rilascia interviste alla TV, ma hanno accettato di parlare con noi. Quello che mi hanno detto lo possiamo riassumere così. Non crederà che 225.000 persone si cacciano così da un giorno all'altro senza un'organizzazione. La pulizia etnica in Kosovo è stata pianificata. Noi sappiamo chi è stato a farla. I nostri servizi di sicurezza hanno fatto un elenco di 800 terroristi kosovaro-albanesi. Sono tutti ex combattenti dell'UCK. Noi pensiamo che l'UCK non è stato sciolto e che questi uomini sono in rete tra di loro, che sono una vera e propria forza militare segreta. E questa forza militare segreta risponde direttamente agli ordini degli attuali capi politici del Kosovo. Certo, questo lo dicono i serbi, che sono parte in causa. Ma leggete cosa dice un rapporto riservato dell'UNMIC, cioè delle Nazioni Unite. Parla del KSHIK, una struttura militare clandestina presente in Kosovo. C'è la carta con le città, i comandi di questa struttura militare. Ed ecco come si finanziano: con il traffico di droga, di armi e con l'estorsione. Ci sono addirittura i nomi e i cognomi dei soldati di questo esercito e sono tutti dei gran criminali. Contrabbandano carburante e praticano l'estorsione. Quasi tutti fanno traffico di droga. E qualcuno si è specializzato nel traffico di armi da guerra, di ogni tipo. Tutti questi signori sono membri della struttura militare segreta di cui si parla in questo rapporto. La stessa di cui mi hanno parlato i serbi. Poi c'è l'elenco dei capi di questa organizzazione e i collegamenti politici della struttura militare. Il PDK, il partito di Taci, ex comandante dell'UCK ed oggi primo ministro del Kosovo. Stessi referenti politici di cui mi hanno parlato i serbi. Anche a Pristina, in Kosovo, c'era qualcuno che si occupava di queste cose. Non era un serbo, era un giornalista albanese e si chiamava Bardulaj Ajeti. Scriveva per il Botasot, un giornale vicino al partito di Ibrahim Rugova, il leader dei kosovari albanesi moderati che alle armi preferiva i negoziati e che non ha mai approvato la scelta militare dell'UCK. Il giornalista aveva parlato nei suoi articoli della struttura militare segreta e aveva indagato sui rapporti tra ex combattenti dell'UCK e Hashim Thaçi, il primo ministro. Gli hanno sparato in testa il 6 giugno del 2005. Bardulaj Ajeti è stato uno dei miei più grandi amici. È senz'altro uno dei più grandi giornalisti che avevamo qui al Botasot e l'hanno ucciso. E ci manca moltissimo. Io ci ho lavorato per 5 anni di seguito e stavamo qui nella stessa stanza, alla stessa scrivania. Non so quante volte siamo andati a bussare alla porta della polizia internazionale e gli abbiamo chiesto di trovarli. I killer? I killer, sì. E anche i mandanti, quelli che hanno dato l'ordine? Certo, soprattutto. Ma fino a questo momento non abbiamo avuto nessuna notizia. Non c'è neanche una persona indagata, niente di niente. Niente. Leggo gli articoli che Bardulaj Ajeti ha scritto negli ultimi 3 mesi prima di essere ucciso.
Questo parla di un governo ombra, agli ordini di Taci, e fa i nomi di quelli che lo compongono, tutti ex comandanti dell'UCK. Poi c'è un'incredibile intervista al signor Imer Imeri. Chi è Imer Imeri? Un patriota albanese a cui quelli dell'UCK hanno ucciso il fratello. Eccolo, il professor Aki Imeri. Il fratello di Aki nell'intervista dice a Bardulai che l'UCK aveva costruito in Albania decine di prigioni dove venivano torturati e uccisi gli uomini di Rugova. E Taci, l'attuale primo ministro, lo sapeva. Questo è il paese natale di Hashim Taci. E qui vive anche la famiglia Imeri. Aki Imeri, il professore ucciso, lavorava proprio nella scuola del paese di Taci. Ecco, vedete a ricordarlo questa foto. Era appena uscito da scuola e stava facendo questa strada per tornare a casa. Tre uomini con la divisa dell'UCK a volto scoperto, albanesi come lui, lo fermano e lo sequestrano. Il suo cadavere, crivellato di colpi, viene ritrovato solo tre giorni dopo. La famiglia Imeri è distrutta. A casa adesso è rimasto solo il vecchio padre, circondato dalle donne della famiglia. La vedova del professore, con i figli, e la moglie di Imer Imeri, che dopo aver rilasciato l'intervista a Bardulai se n'è dovuto scappare in Germania. Ma a che punto sono le indagini sul sequestro e sulla uccisione del professor Aki Imeri? Non sappiamo nulla. Certo che lo sanno, ma non hanno il coraggio di dirlo. Quelli che oggi comandano sanno bene chi è stato. Mio figlio stava nel partito di Rugova, l'LDK. Aveva appena vinto le elezioni e sarebbe entrato al comune come consigliere e l'hanno rapito lo stesso giorno che aveva vinto. Secondo lei le persone che hanno ucciso suo figlio potrebbero essere del PDK, del partito di Taci? PDK? Sì. Ma è sicuro. Sono stati quelli del PDK. Il partito di Taci? Sì. Lo sa che il giornalista che ha intervistato Imer, suo marito, è stato ucciso anche lui? Sì, Bardulai Ayeti, vero? È terribile. Tutti gli oppositori dell'UCK di Taci vengono uccisi? Sì, è come la mafia. Pensi un po' che mio figlio era nella lista nera dei serbi che volevano ucciderlo. È riuscito a salvarsi dai serbi, ma non dagli albanesi del PDK. Questo paese si chiama Gigliane ed è qui che abitava Bardulai Ayeti, il giornalista di Botasot ucciso. Questa invece è la casa della famiglia di Bardulai Ayeti, la madre, la cognata e il fratello di Bardulai. Vede, io credo che il caso di mio fratello è complicato perché si tratta di un delitto politico. Perché? Mio fratello era un giornalista libero, indipendente e sicuramente a qualcuno non faceva comodo quello che lui scriveva. Ho letto gli articoli di suo fratello. È incredibile la gravità delle storie che è riuscito a tirare fuori. In particolare con l'intervista di Mary, cioè i veri e propri crimini commessi dall'UCK. Insomma, ha avuto certamente un enorme coraggio suo fratello. Lei forse non sa che mio fratello si era rivolto alla NATO e alle Nazioni Unite. E aveva chiesto protezione. Veramente? Sì, gli hanno neanche risposto. Aveva chiesto o una scorta o di andare all'estero, ospite di uno dei paesi della NATO. Anche solo per un po' di mesi, in attesa che finissero le minacce, le telefonate di notte. Si vede che anche la NATO subisce le pressioni del potere politico. Le persone di cui stiamo parlando ora sono al governo. Per questo non si riescono a trovare i killer e i mandanti, perché loro c'entrano e stanno insabbiando tutto. Cosa avete provato quando avete visto il primo ministro Taci festeggiare in TV l'indipendenza? Noi non l'abbiamo festeggiata l'indipendenza. Perché? Che cosa c'è da festeggiare? Il fatto che in Kosovo gli albanesi ammazzano altri albanesi?
È questa l'indipendenza per cui abbiamo lottato. I deputati si affrettano. Nessuno vuole mancare in questo giorno. Ed ecco Hashim Thaçi, l'ex comandante dell'UCK, detto il Serpente, alle prese con il discorso più importante della sua vita. Il Parlamento del Kosovo, riunito in seduta straordinaria, in data 17 febbraio 2008, nella capitale del Kosovo, Pristina, dichiara il Kosovo Stato indipendente e democratico. Questo è Deçane, un piccolo paese nel Kosovo occidentale che è sotto il controllo dei soldati italiani della NATO. Qui comanda un altro importante veterano dell'UCK che, come Thaçi, ha fortemente voluto l'indipendenza del Kosovo. È il generale Ramush Haradinaj, che è stato anche primo ministro del Kosovo. Deçane si trova proprio sotto le montagne che portano in Montenegro e in Albania. E per questo è una delle piazze più importanti del traffico di droga nel Kosovo. L'80% di tutta la droga prodotta in Afghanistan per entrare in Europa passa proprio da qui, per mano di corrieri kosovaro-albanesi. Solo così si spiega che in un paese di 5.000 abitanti, di cui l'80% sono disoccupati, ci sono una, due, tre, quattro banche, quattro alberghi come questi. Ed ecco con che macchine vanno in giro. Anche la famiglia Haradinaj ha fatto un sacco di soldi dalla fine della guerra ad oggi. Guardate che casa si è fatto costruire Ramush Haradinaj nel suo villaggio natale. Questa sarà la residenza del generale Haradinaj. Ah, qui ci verrà a vivere proprio lui? Sì, poi so che dentro ci faranno anche un grande ristorante e delle stanze per gli ospiti importanti della famiglia. Ma sa quanto è costato tutto questo? No, non lo so. Sicuramente sarà costato molto, ma penso che ne valeva la pena, perché questo castello un giorno sarà un luogo importante per la storia del Kosovo. 1 milione di euro sembra sia costato il castello privato dell'ex primo ministro del Kosovo. Una cifra stratosferica in un paese dove la media dello stipendio è di 100 euro al mese. E guardate, ci vorranno ancora tanti soldi per finirlo. Questa invece è la supervilla che gli Haradinaj si sono costruiti a Pristina, la capitale del Kosovo. La giriamo di nascosto da un palazzo vicino perché sappiamo che se ti avvicini con la telecamera, un secondo dopo hai addosso le guardie del corpo della famiglia. Ecco, da qui la vedete meglio, la più grande casa di tutta la collina. Ramush Haradinaj si è fatto anche un partito e questa è la sede principale a Pristina. Si chiama AAK, Alleanza per il Kosovo. Il partito ha tappezzato l'intera città con enormi gigantografie del leader. Il Kosovo ti aspetta, c'è scritto. Ramush Haradinaj infatti si trova agli arresti all'Aia, dove viene giudicato per gravi crimini contro l'umanità. Ecco, lo vedete, mentre il pubblico ministero chiede per lui 25 anni di carcere.
Ramush Haradinaj è accusato da testimoni di aver ordinato e di aver materialmente partecipato alla uccisione di 30 persone, i cui resti sono stati trovati in questo lago. Sono tutti civili, uomini e donne. La maggior parte di etnia serba e qualche rom. Sono stati tutti torturati prima di essere barbaramente uccisi. Dentro questa casa, di proprietà della famiglia Haradinaj, in questa stalla venivano interrogati e torturati. Questo dicono i testimoni. In attesa che Ramush ritorni a fare le sue veci a Pristina, c'è il fratello più giovane, Daut Haradinaj. La prima cosa che gli chiedo è: come hanno fatto gli Haradinaj ad avere tutti questi soldi? La mia famiglia è ricca da molto tempo, già prima della guerra, nella valle di Dukagin. Eravamo una delle famiglie più forti economicamente. Avevate terre? Sì, avevamo molte terre, terra. Un centinaio di animali, fra pecore, mucche e anche cavalli. E poi avevamo parecchie case. Se gli chiedi invece del fratello Ramush e di come andrà a finire, Daut è iperottimista. Mio fratello risulterà innocente al 100%, ne sono più che certo. Conosco molto bene la guerra perché l'ho fatta anch'io. E noi abbiamo solo difeso il nostro paese, i nostri villaggi, le nostre case, le nostre famiglie, dall'aggressione dei militari serbi. Io sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto perché so che l'abbiamo fatto allo scopo di raggiungere l'indipendenza. E oggi tutto il mondo è in Kosovo ed è insieme a noi. È vero che molti di quelli che hanno testimoniato contro suo fratello sono stati minacciati e hanno ritrattato? Guardi, questo non lo so, questa è materia processuale, non posso dire niente in proposito. Dico soltanto che finora, in tutte le udienze che ci sono state, mio fratello è sempre uscito vincitore. Anche Daut ha avuto guai con la giustizia. È stato condannato per aver sequestrato, dopo la guerra, 4 albanesi come lui, ma appartenenti alle FARC, l'esercito di Rugova. I 4 successivamente sono stati trovati in un pozzo, morti e sparati. Sì, è vero, sono stato condannato, ma adesso ho scontato la pena e sono un uomo libero. Anzi, ad essere precisi, mi hanno liberato prima del dovuto, con la promessa che non ne avrei mai più parlato. Ed è quello che intendo fare. Anche con voi. Quelli che certamente non possono più parlare sono i testimoni al processo contro gli Haradinaj. Enisti Zemaj, Tahir Zemaj, Hasan Zemaj. Sono tutti morti il 4 gennaio del 2003. Lui era un politico, no? Lui era uno stratega militare della FARC e un politico, un braccio destro di Ibrahim Rugova. Sì, sì. E era uno dei maggiori testimoni contro Ramush Haradinaj. E queste 3 persone, Tahir Zemaj e Enis, padre e figlio, più il cugino Hasan, sono stati assassinati a Pristina a colpi di Kalashnikov da persone sconosciute che sono tuttora sconosciute. Cioè, non si sa niente? Non si sa niente. L'omertà assoluta delle persone qua in luogo non permette a noi di fare indagini perché... C'hanno paura? Hanno paura, nonostante si possa chiedere qualche cosa. Sorridono, dicono che è una brava persona. Ma neanche, diciamo, gli informatori, che pure ne avete qui, no? Cioè... Ma gli informatori possono dare sospetti, i sospetti però poi... Non li trasformi in processo. Ecco, appunto. Vittorio Di Pucchio è un poliziotto italiano che oggi lavora nella Polizia delle Nazioni Unite. È un investigatore di grande esperienza perché sono più di 6 anni che frequenta i Balcani. Ma qui è facile far sparire un'arma con cui si è commesso l'omicidio perché qui girano centinaia di migliaia di armi. Non è che ce ne sono poche. Non sono state consegnate nel 99 da Gheforno? C'è stata una raccolta di armi per un paio di volte. Però tutt'oggi ci sono esplosivi e armi che girano ancora. Oggi quando entriamo nelle case a fare qualche perquisizione troviamo ancora Kalashnikov, pistole, bomba a mano. Oh, e quindi questi, diciamo, sterminati, no? Questa famiglia sterminata. La casa loro dovrebbe essere quella lì e mi sembra che non ci stanno più, no? Non c'è più nessuno, la moglie di Tahir Zemaj vive in Germania adesso insieme al figlio. Perché lo hanno ucciso? Cosa ne pensate? Non sappiamo niente noi qui. E secondo lei perché lo hanno ucciso? Io non so niente, né chi l'ha ucciso né perché. Molte persone del partito di Rugova sono state uccise. Questo è vero, sì. Ci sarà qualche ragione, no? Cosa ne pensa? Io non ne so niente. Forse perché tutte queste persone potevano testimoniare contro Ramush Haradinaj, no? Non le so rispondere. Avete qualcosa da dire? No.
Ha visto, eh? Non dicono niente. All'omertà. Eppure, diciamo, questi stanno nel villaggio, vuoi che non ne abbiano parlato quando l'hanno ammazzati, no? Cioè... Ma certo che di loro, fra di loro hanno parlato, però hanno paura che una loro opinione venga sentita dalle orecchie di chi non deve sentire e che possono essere quanto minimo gambizzati. Oh, invece qui c'è un'altra famiglia sterminata, anche questi erano di Rugova, no? Vicini a Rugova. Sì, questi. Ed è la famiglia Musai. Qui abbiamo Sadiq Musai, che è stato ammazzato nel 2005, il 31 gennaio. Quello dovrebbe essere... Geladini, il fratello di Sadiq, che è stato ammazzato 6 mesi dopo. Più giovane, no? Più giovane, sì. Sì. Ed un precedente fratello, subito dopo la guerra, è stato ammazzato a fine guerra. Che è quello che ha scatenato, diciamo, tutto il conflitto con la famiglia Radinai, no? E sono stati sequestrati dall'UCK, dalla famiglia Radinai, sono stati sequestrati e quindi sono stati portati poi in campagna e sterminati. E l'hanno buttato in un pozzo i cadaveri? L'hanno buttato in un pozzo, 4 cadaveri, come dice il testimone Veselro Murici. E come vive questo Veselro adesso? Che ha avuto il coraggio di... Viaggia con una macchina blindata, ha messo le finestre blindate alla propria casa, tutte finestre d'acciaio, non esce quasi mai. Anche questi sterminati, eh? Anche tutta questa famiglia sterminata. Loro si rivolgevano alla legge. Sì. Invece il clan Radinai no, non sono mai venuti da voi per esempio a farvi la denuncia. Mai a fare la denuncia. Ramuscia Radinai è mai venuto a dire, aiutarvi, a dire guardate qui ci stanno le armi? Mai a dire che ha avuto a che fare con qualcuno, che ha avuto problemi con qualcuno. Si è risolto i problemi da solo, a quello che si dice. Ma stiamo parlando dell'ex primo ministro di questo Stato? Certo, parliamo dell'ex primo ministro di questo Stato. Ci ha dato appuntamento in un nuovissimo ristorante, di quelli che qui in Kosovo stanno nascendo come funghi e che sanno tanto di riciclaggio di denaro sporco. Eccolo, arriva 10 minuti dopo di noi. Si chiama Ramiz Murici ed è lo zio di Vesel Murici, il principale teste di accusa al processo contro Daoud Radinai, di cui ci ha appena parlato Vittorio Di Pucchio. Ramiz ha scelto il ristorante perché è pieno di gente. Ha già subito 3 attentati e non vuole rischiare. La prima volta sono stato ferito mentre ero in macchina con 2 miei cugini. Mi hanno sparato addosso una raffica di 32 proiettili. La seconda volta siamo stati feriti io e altre 15 persone mentre ci trovavamo in un bar insieme a Tahir Zenai. Tahir Zenai, quello ucciso? Sì, il comandante delle FARC. La terza volta invece avevano messo nella mia macchina circa 6 kg di esplosivo da far esplodere con un telecomando, ma io me ne sono accorto. Lei è un uomo molto fortunato. Sì, penso di essere fortunato. Fortunato e armato. Ecco con che cosa va in giro nel Kosovo liberato. Questa è una pistola tedesca. Ramiz Murici è stato uno dei comandanti delle FARC e conosceva benissimo i 4 soldati fatti sequestrare dagli Radinai. Io avevo portato quella brigata dall'Albania a PEC e conoscevo i miei uomini uno per uno. L'UCK ci aveva chiesto di passare sotto i loro ordini e noi ci siamo rifiutati. Ecco perché hanno sequestrato e ucciso 4 dei nostri. Sono proprio le testimonianze di Ramiz Murici e del cugino Vesel ad inchiodare Daoud Radinai. Daoud Radinai era presente al momento del sequestro. Era presente durante il trasporto. Era presente mentre i soldati delle FARC venivano picchiati. Era assente solo quando sono stati presi e buttati dentro il pozzo. In Italia si rischia l'ergastolo, nel Kosovo liberato se n'è cavata con 5 anni di galera ed è subito tornato a fare politica. Sa qual è il problema? Il problema è che sia la NATO che le forze di polizia delle Nazioni Unite ancora non hanno scoperto come stanno le cose. E cioè che questi sono dei veri e propri gruppi mafiosi. Mafia? Come in Italia? Come in Italia, come in America. A proposito, come ha fatto la famiglia Radinai a diventare così ricca? Questo non lo so, ma certo che subito dopo la guerra c'è stato un periodo di anarchia. Non si è arricchita solo la famiglia Radinai. Quando parlava di anarchia nei primi giorni e parlava di come le persone si sono arricchite, si riferiva anche al traffico di droga e altri traffici illegali? Ma certo, sicuramente. Il Kosovo è una zona strategica per la droga e la prostituzione. Questo signore si chiama Antonio Evangelista e oggi è il capo della squadra mobile di Asti, ma per 4 anni è stato in Kosovo.
E qui infatti ho fatto l'angolo dei Crest kosovari. Evangelista era il capo dell'unità investigativa che doveva combattere il terrorismo e la criminalità organizzata in Kosovo. E si è talmente appassionato che sulla sua esperienza ha scritto un bellissimo libro. C'è un episodio che Evangelista racconta nel libro che mi ha colpito moltissimo. Una storia che riguarda proprio Ramush Haradinaj. Questa è la scena, la villa della famiglia Musaj. Oggi non ci vive più nessuno perché, come ci ha appena raccontato Vittorio Di Pucchio, il padre e i figli sono stati tutti uccisi. Ma prima che venissero uccisi, una sera davanti a questa villa si presentano Daut e Ramush Haradinaj, i due fratelli, tutte e due armati. Perché asseritamente a quelle che erano le dichiarazioni dovevano risolvere dei dissidi privati. Praticamente di questa soluzione dei dissidi privati ne nasce fuori una sparatoria dove Ramush viene ferito. E in seguito a questo ferimento... Quindi diciamo l'ex primo ministro stava lì sotto con le armi e sparava a questo qui e viene ferito. Si sono sparati, per capire, non è che sparava cioè, qui. Si sono sparati perché... Ho capito, ma noi non è che abbiamo insomma. Il nostro Prodi che va sotto una casa. È difficile che Prodi possa entrare in un conflitto a fuoco. Io lo voglio sottolineare per questo. Ma la cosa che però, noi si dice, aveva stranito tutti è che Ramush viene prelevato dalla KFOR americana e portato nella base tedesca per essere curato perché sì. Comunque aveva delle ferite serie. Quando, tra virgolette, viene restituito al Kosovo, questo poliziotto che è il Pasco chiede, giustamente perché erano un evidence, una prova. Gli abiti di Ramush Haradinaj che aveva addosso. E gli americani gli hanno dati questi vestiti? Sì, come gli hanno dati? Gliel'hanno dati belli puliti, intonsi di lavanderia, dove non c'era né sangue né buchi, non c'era nulla. Quella è sottrazione dei prove? Sì, perché lui dice questi non possono essere vestiti, perché questo è stato ferito in tre punti, tu mi dai un pantalone che non ha un foro. Questa vicenda era nota a tutti, nessuno riteneva opportuno approfondirla. Perché c'erano dei fortissimi problemi proprio di ordine pubblico. Cioè non si poteva toccare Ramush Haradinaj se no la gente si sollevava lì. Esatto, e diventava un problema di ordine pubblico. Allora era meglio non indagare, esattamente. Diciamo. Però poi è successo che tutti i suoi concorrenti sono stati sterminati. Sì. Lei l'ha conosciuto Sadiq Musaj, ci ha parlato? Sadiq, sì, ci ho parlato. Lui riteneva che c'era un forte pregiudiziale in senso positivo a favore della famiglia Haradinaj dagli organi internazionali, che è quello che era il grave cosa, cioè, che Sadiq diceva qui il gioco è truccato e qui il gioco è truccato, cioè, a Ramush lo difendete e io mi devo prendere le granate, no? E purtroppo se andiamo a vedere quello che è successo quella notte, che si poteva benissimo anche investigare senza fare nessun rumore, si potevano acquisire gli atti con la massima tranquillità. Invece quella notte gli americani l'hanno salvato. Lo hanno portato via e... Come mai gli americani spendono tutti questi soldi, prendono un aereo, ci mettono Ramush Haradinaj e lo portano fino in Germania, secondo lei? Perché è verosimile, e gli eventi, come dire, anche l'indipendenza del Kosovo, per la quale loro sono sempre stati a favore, che nella logica americana il ruolo di Ramush Haradinaj abbia una valenza notevole. Puntano le carte su un estremista, però. Bisognerebbe chiederglielo loro. Cioè, è uno che... Io non ce ne punterei, io mi cercherei un candidato o un soggetto che sia un pochino più spendibile. E spara un colpo di mitraglia. Però è uno che stava dentro, che la guerra l'ha fatta, cioè le armi le ha ricevute. Siccome la CIA l'avrà finanziata, può darsi che gli antichi rapporti fra gli americani e Ramush Haradinaj risalgono a quel periodo lì. Quello sì, quella potrebbe essere una chiave di lettura che giustificherebbe un sacco di cose. L'ultimissima cosa, da investigatore, l'indipendenza aiuterà queste organizzazioni criminali? Il problema secondo me è in mano a chi diamo il Kosovo, alla parte sana, alla parte meno sana. Punto interrogativo. È un grosso punto interrogativo. Siamo sparati da pochi giorni, sono freschi. Sono si capisce puliti. Perché sono? Perché puliti, sono ossidati. Sono ossidati, non so. Dopo aver ammazzato i testimoni al processo contro gli Haradinaj, in Kosovo hanno cominciato ad uccidere anche i poliziotti albanesi che indagavano su quegli omicidi. Qui, nella stazione di polizia di Deçale, lavoravano Sabahate Tolai ed Isuf, due bravissimi poliziotti. Erano ottimi investigatori, andarono a lavorare con Antonio Evangelista, il commissario capo che comandava la Regional Unit Investigation. Sì. Perché per la loro onestà e la loro professionalità meritavano di avere quella posizione superiore alla stazione. E come l'hanno ammazzati? Lo sa? Assassinati sempre a colpi di Kalashnikov, perché avevano toccato qualcuno che non dovevano toccare. Perché loro non guardavano in faccia a nessuno, facevano veramente il mestiere dei poliziotti onestamente. Stavano investigando gli Haradinaj?
stanno investigando gli ordinari. E sono stati ammazzati anche loro? E sono stati ammazzati anche loro, i ragazzi. Sabahat Tolai, prima di arruolarsi nella polizia, era stata la prima pilota donna di aerei da caccia dell'aviazione della ex Jugoslavia. Il fratello lavorava in Germania. Quando hanno ucciso Sabahat, ha lasciato tutto ed è tornato in Kosovo. Con i risparmi del suo lavoro ha comprato questa stazione di servizio, dove per la prima volta accetta di essere intervistato. È successo il 24 novembre del 1993, del 2003. Lei stava andando al lavoro con la sua macchina. E delle persone le hanno tagliato la strada e l'hanno costretta a fermarsi. L'hanno uccisa a colpi di Kalashnikov. Sono stati presi i criminali? Uno di loro è stato preso. E il 15 settembre dell'anno scorso è stato condannato a 27 anni di carcere. Si chiama Bedri Krasniki. Chi ha dato l'ordine a Krasniki di uccidere sua sorella? Posso dire soltanto quello che lo stesso Bedri Krasniki ha dichiarato durante il processo che gli è stato fatto. E cioè che fino a un mese prima che mia sorella venisse uccisa, lui lavorava come guardia del corpo di Ramush Haradinaj. Sua sorella stava facendo delle indagini su Ramush Haradinaj? Sì, si stava occupando dell'omicidio di Tahir Zenai. La situazione è grave qui, vero? Molto grave, è gravissima. Perché loro sono molto potenti? Sì, sono molto potenti, sì. Ha fiducia nella polizia kosovara o pensa che qui sia troppo legata a Ramush Haradinaj, visto che molti di loro sono ex combattenti dell'UCK? Non ho fiducia nella polizia locale, no, nessuna. Beh, in quella internazionale magari sì, di loro mi fido. Perché lei pensa che c'è molta corruzione nella polizia locale? Sì, molta, molta. Fino adesso è stato un disastro. Vediamo, da ora in poi, magari l'indipendenza, magari le cose si mettono a posto. Perché così tanti omicidi qui dopo la guerra? Ma, vede, il solito problema. Per soldi e per mettere le mani su tutti i posti di potere. Qui c'è gente che prima della guerra faceva il pastore e adesso è diventato addirittura generale. Con grandi case, grandi castelli. Bravo, qui tutti lo sanno. Due settimane fa ho accompagnato un mio amico a Pristina e lui mi ha fatto vedere la casa che si è fatta costruire la famiglia Haradinaj, dove li avranno presi tutti quei soldi. A me Daoud Haradinaj, il fratello di Ramush, mi ha detto che erano ricchi di famiglia. No, ma che... erano solo dei piccoli commercianti. Avevano un negozietto di alimentari grande quanto questo posto. Potrei non sapere niente di qualcuno di Pristina, ma qui a Deciane ci conosciamo tutti. Sappiamo chi è ricco e chi non lo è. Nonostante siano le vittime, la famiglia Tolai vive completamente isolata in paese. Le due sorelle gemelle di Sabahat sono state costrette a chiudere il negozio di abbigliamento che avevano a Deciane per le minacce ricevute dagli uomini di Haradinaj e vivono chiuse in casa. Il capofamiglia, il fratello di Sabahat, non ha neanche il coraggio di andare a denunciare le minacce alla polizia kosovara perché di loro non si fida. Reasons. Summarize the both. Ramush Haradinaj nel frattempo è stato assolto dal tribunale per i crimini di guerra dell'AIA. Mr. Haradinaj, not guilty. Il procuratore capo ha detto però che diversi testimoni sono stati intimiditi, altri sono stati uccisi o sono scomparsi. Per questo il tribunale ha fatto richiesta per l'appello, per un nuovo processo contro Ramush Haradinaj. Lui intanto è tornato in Kosovo da trionfatore e ha ripreso subito a fare politica. Nella prossima puntata vi racconteremo ancora di più il traffico della droga, un fiume ininterrotto di eroina che viene dall'Afghanistan e che arriva in Europa passando proprio per le montagne e per le valli del Kosovo.
Allora passeremo il confine e vi porteremo in Macedonia per scoprire che le strade della droga sono le stesse che utilizzano i terroristi kosovaro-albanesi che stanno cercando di destabilizzare questo paese. Ve li faremo vedere mentre si addestrano con le armi. Ed ecco gli arsenali militari che hanno a disposizione. Tutte armi che vengono dal Kosovo e che sono passate sotto gli occhi disattenti dei soldati della NATO. Ed eccoli mentre si fanno intervistare da noi con le armi a tracolla a volto scoperto. Poi vi faremo vedere le centinaia di moschee che in Kosovo sono sorte al posto delle chiese bruciate. E documenteremo per la prima volta la presenza nei Balcani di campi di addestramento di Al-Qaeda, nel cuore dell'Europa, a un'ora di aereo da Roma. Tutto questo, ancora una volta, senza che la NATO riesca a fermarli. E infine risaliremo le strade della droga, ci lasceremo i Balcani alle spalle, passeremo per la Turchia e arriveremo in Afghanistan.